Allora, Rosa Desio, Sì, giusto? giusto, Quanti giusto. anni hai? Ho 55 anni e io lavoro alla Limanova ed è 33 anni che lavoro lì dentro. Una parte della mia vita ed è nel mio cuore e poi giustamente è il lavoro che tutti lavoriamo. Adesso sono il supervisore del reparto. Io ho iniziato ad essere operaia. Io lo ammetto, a me è entrato nel sangue questo lavoro e quindi adesso c'ho due grosse angosce. Questo lavoro che ho nel sangue, che è un amore per me, e il fatto che lo perdiamo. Sì, c'è chi è solo combattuto del fatto che perde il lavoro, io sono combattuto che perdo una parte di amore e poi perdo il lavoro. Adesso invece no. Perché ultimamente c'era una richiesta di tante valvole e quindi lungi il pensiero di dire sta succedendo qualcosa, cioè ordini, ordini, bisogna fare, è Di arrivato, lavoro non mancavano. no, è arrivato ordine dall'altra parte del mondo di queste valvole, quindi personale tutto a completo, poi così, di punto in bianco. Boh, una riunione, ci hanno fatto un meeting. Non avevo coraggio di tirarmi su dalla sedia perché avevo paura di cadere per terra. Tutti ci guardavamo come per dire, abbiamo capito tutta la stessa cosa. Cioè, poi è stato agghiacciante perché in 12 minuti convocato un meeting, hanno montato un tendone, sembrava una cosa, vai lì, seduto, tutto spostato, siete licenziati 83 persone. E infatti ci hanno detto, vi siete comportate da signore, ma secondo me eravamo un po' scioccate dalla Non notizia avevate che il non capivamo coraggio. bene che cosa stava succedendo perché eravamo tutte inorridite proprio. Ma dico io, 83 persone, ma vuoi pensare a qualche ammortizzatore sociale? No, questa azienda prende e ti mette fuori, 83 persone fuori. L'essere trattate così, come ultime delle ultime, fa ancora più male. Però perché ci tratti così come le ultime delle ultime, quando da noi hai avuto il massimo che un reparto poteva dare? Quando mi hanno addestrato mi hanno detto, guarda, tu fai conto che questa valvola può finire addosso a un tuo parente o a te stessa, perché il destino sappiamo che è un po' birichino, no? Si possa Quindi trattala come un qualcosa di tuo. pensa che Poi. si possa trovare un accordo, c'è cioè qualche margine, cioè dividere un po' Oggi. voi dipendenti. No, l'azienda prima ha detto che chiudeva tutto, che al personale erano tutte 83 licenziate. Poi sono subentrati i sindacati e per una contrattazione e l'azienda in contrattazione è rimasta sempre sul se, sul ma, sul boh, sempre il vago. Lei comunque non è vicina alla pensione, quindi non è una di quelle persone No, che può. me mancano ancora 7-8 anni, poi dipende, se cambiano i governi, ma a lungo, se rimaniamo così sono 7-8 anni, quindi io rimango abbastanza in bilico. Lei Stiamo ha bene. famiglia, figli? Ho due figli, uno studia, l'altro lavora, mio marito tra l'altro lavora anche lui lì nello stesso reparto, come manutentore, però anche lì ci saranno degli esuberi. Io cerco di ridere alle situazioni brutte perché non mi piace sobbarcarmi di un altro problema. Sono sempre stata un po' abituata così in passato. Quando c'è un problema, cerca di affrontarlo con un minimo di sorriso, perché forse è quello che ti apre la mente e ti aiuta a trovare delle soluzioni. Però effettivamente la situazione è triste, è molto triste. Mio figlio, la prima cosa mi ha detto: mamma, tu fino adesso eri sempre reperibile, a tutte le ore eri lì, ma fammi capire. Perché ti hanno trattata così? Io gli ho detto, caro figlio mio, purtroppo questa è una scuola anche per te, della vita tua. Sappi che tu entrerai nell'ambito del lavoro e queste sono cose che purtroppo ti devi affrontare. Perché quello che studia mi ha detto, quindi adesso io fa l'università, quindi io adesso non posso più finire gli studi. Ho detto no, 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 per carità, cioè, vediamo, vediamo. L'altro lavora e quindi Un tutto sistema. sommato, non dico sistemato perché lui non è un contratto fisso, che lui ha questi lavori, adesso è per 3 anni libero, poi si vedrà. E quindi qualche maniera dobbiamo tirar fuori. Però bisogna sempre in casa un attimino rimanere col sorriso, perché
perché i figli vedo che adesso ti guardano a dire mamma com'è, come non è, cioè hanno l'interesse a capire cosa sta succedendo. Perché ci hanno comunicato una cosa così sotto Natale? Io mi voglio solo, io e il resto delle mie colleghe, ci auguriamo una cosa, che ci aiutino in qualche maniera, perché ci sono situazioni lì dentro di persone che non sapendo, cioè ma neanche immaginando, hanno comprato casa, chi si è comprato la macchina, hanno fatto degli investimenti, proprio perché era inimmaginabile una cosa così, era il reparto che era quello più produttivo di tutti. Quindi io spero veramente dal profondo di tutto il cuore che qualcosa venga fuori per queste persone, per noi tutti, anche per me, per carità, però c'è gente che veramente piange per questo problema qua.